ragazzi, siamo i Granas e siamo tornati qui con un nuovo video ancora con i Pokémon e come avevo annunciato nel vlog quello lì del mio abbandono a YouTube. Esatto. Oggi vi faremo vedere il mio Pokédex e i Pokémon che ho trovato in questo periodo di tempo. Sappiate che non è neanche la settimana che gioco e i primi giorni con Frax soprattutto ci siamo chiusi con questo gioco e siamo andati in giro per Roma ovunque. Invece che andare a fighe vanno a Pokémon, giustamente. Giustamente. Pokémon is the new figa. Vuoi mettere? Vuoi mettere che tanto scherzando. Qui continua ad apparirmi un PJ. Qua mi hanno tolto la palestra sotto casa mia che non vi farò vedere ovviamente perché se no capite dove abito. Qua c'è un PG, non lo catturiamo perché tipo i server si buggano. E partiamo subito. Allora, cosa vi volevo vedere? Ve lo fa vedere tanti Pokémon più forti che ho e sono questi. Oh, il più forte che ho è Lapras. Lapras, vabbè, come per chi gioca a Pokémon Go sa che è rarissimo, cioè tipo non si trova. E io ho avuto la fortuna di trovarlo nell'uovo da 10 km. Mentre Frax nell'uovo da 10 km ha trovato Magmar, vabbè. Ed è il più forte che ho, 1139 PI. Tra l'altro è ancora da migliorare, cioè ho 12 caramelle, poi lo migliorerò e può arrivare tipo a 1003, penso. Poi man mano che salgo i livelli anche di più, quindi può diventare una bella bestia, ma già è una bella bestia. Vaporeon, ho preso un Eevee e l'ho uppato, è stato il terzo. Io praticamente ho Flareon, Jolteon e Vaporeon, ho tutte e tre. Mi è uscito Flareon per primo, Jolteon per secondo e Vaporeon per ultimo. Ho uppato un Eevee che era tipo 360 PL, una cosa del genere. Mi è arrivato a 1018 Vaporeon, non so come. Attacca velocissimo, è una bestia e ci ho preso le peggio palestre con Vaporeon. Poi c'è uno Snorlax, che pure Snorlax è rarissimo da trovare. Noi abbiamo avuto la fortuna di trovarlo sotto casa di un amico nostro. Così proprio random stavamo a fare dei giretti e cioè mi è tipo apparso, avete visto quando va a appare tipo nei cosetti, nei Pokémon vicini, no? Mi è apparso e stava a 3. Io ho fatto, oddio, oh, Frax. E Frax fa, che è? Oh, ma oh, non l'hanno ancora messo, è della seconda generazione, mi ha detto. E sì, io ho detto, no, c'è sta Snorlax, c'è sta Snorlax. Lui mi ha detto, namo. Ma lo potete catturare insieme? Sì, abbiamo catturato tutti e due, infatti. Ah, certo. Solo che a lui gli è uscito tipo de merda, tipo con 200 PL. A me è uscito con 860. E poi l'ho uppato un pochetto perché mi ha dato pure le caramelle insieme. E mi è arrivato a 9,33. Se trovassi altre caramelle potrebbe arrivare anche a 1,300, 1,400, 1,500 secondo me. Perché c'è sta ancora un botto di spazio qua. È figo. Che carino. Allora, la cosa bella è stata Ponita. Ponita l'ho trovato nell'uovo. No, si dice che c'è di bello, no. La cosa bella di Ponita è che praticamente la mattina quando stavamo in giro con Frax volevamo trovarlo. La mattina siamo usciti, sì. Stavamo in giro con Frax e l'avevo trovato questo Ponita che stava dentro. Praticamente mi dava un bug dove si vedevano le ondine come se era comparso, ma non mi compariva il Pokémon, quindi non ci potevo cliccare per catturarla. Molti di voi sarà successo. A Frax l'aveva preso tranquillamente, vabbè. Allora, io a me non mi compariva, siamo stati 3 ore lì. Abbiamo detto, intanto qua continua Pidgey a comparirmi, vabbè, scialla. Allora abbiamo detto, vabbè, andiamo proprio sul punto preciso dove sta il Pokémon, magari spawna. Il problema è che il punto preciso stava dentro un supermercato biologico. Entriamo dentro sto supermercato. Ma che con la gira grigia? Io così, sì, io così. E lui dietro. E andiamo in giro per i scaffali. E una certa mi fermo davanti a uno scaffale. Faccio, cazzo, non spawna. PJ continua a spawnare. No, perché a me mi vibra il telefono. Mentre, cazzo, non spawna, Frax. C'è sta la cassiera che tipo ci guarda male. Da lontano ci fa. Pensava che volevamo fare tipo le foto per poi rapinarlo, capito? Non lo so che cosa pensava. Fa, scusate ragazzi, vi serve qualcosa? Frax, sì, volevo sapere, ma voi le fate le insalatine? Ci avete le insalatine biologiche? No, perché quelle pronte non le... No, perché a me adesso io volevo mangiare adesso, mi serviva una insalatina pronta. Ma tu dici tipo quelle lì che... Tipo quelle lì che strappi e poi mangi con la forchettina. E lui ha detto, sì, quelle. No, non ce l'abbiamo, mi dispiace. Ah, che peccato, andiamo via. E niente, Ponita non l'ho preso. Quindi poi per fortuna mi è ricapitato nell'uovo. Un'altra cosa figa. Tutto ciò non l'hai preso. No, perché non mi è apparso. Quindi ci sono rimasto malissimo io, Ponita l'ho cercato per 3 giorni e poi mi è apparso nell'uovo. Che culo. Allora poi Hitmonchan, l'aneddoto che sta dietro a Hitmonchan è che io praticamente Hitmonchan c'ho il culo di lavoro un centro estivo, faccio animatore. E praticamente Hitmonchan spawna sempre dentro al suo centro estivo, nel giardino della scuola. E la cosa bella è che lo posso prendere. Allora, la cosa bella è che io posso prenderlo solo io, quindi nessuno me lo può rubare. Io arrivo la mattina e c'ho, mi appare Hitmonchan nei cosi. Vado sempre lì nel punto esatto che so ormai che è il suo.
e lo prendo. Dopodiché, prima di andarmene dal lavoro, mi rispawna un'altra volta e quindi lo riprendo. Quindi io lo prendo due volte al giorno per 5 giorni quando lavoro lì. Cioè, in pratica, se tipo lo fai aumentare di livello, un botto. Io arriverò a fine di quando finirò sto lavoro dal centro estivo, che arriva a 10 mi arriverà un botto. Cioè, sarò l'Hitmonchan più forte del mondo. Però poi non potrò più entrarci per 9 mesi là dentro. E quella cosa brutta, mi trovo a trovare un altro posto per Hitmonchan. Venomoth è figo in culo. Venomoth mi è capitato mentre stavo a casa, era appena rientrato a casa dal lavoro. Un caldo della madonna. Tutto quanto mi appare Venomoth. Non sapevo se essere felice o no, perché dico almeno se ne appariva non c'avevo problemi. E a parte ho detto no, che devo fare, mi tocca riscendere. Ho preso, mi sono rivestito e sono risceso. Sono tornato che grondavo di sudore, l'ho preso. Ti prendo un Venomoth. Pikachu pure è stata un'odissea a trovarlo, cioè. Ah, che raro. Sono andato a mangiare sushi con i genitori miei e mi appariva dentro al sushi. Allora mentre abbiamo ordinato e ho detto vabbè, ma no, io ho detto ma io vado a catturare Pikachu. Ha detto vabbè, però torna che fra un po' arriva l'insalata dei sushi. Ho detto vabbè, ok. Niente, sono andato tipo intorno al ristorante ma non lo trovavo. Mia madre mi ha chiamato, è arrivata l'insalata dei sushi. Gli ho detto vabbè, torno, che devo fare. Poi ho detto comunque non romper cazzo perché sto catturando Pikachu. Quindi niente, poi ho scritto a Frax, ho detto devo tornare qui che c'è Pikachu. E ci siamo ritornati siamo ritornati il pomeriggio, siamo andati a cercarlo un po' in giro. E ci è apparso davanti a, su una strada un po' più avanti del sushi, apparsi, abbiamo preso questa merda. Clefairy, raga, non vi spiego la storia che c'è dietro Clefairy. Allora, praticamente io e Frax abbiamo rischiato di morire per prendere Clefairy. Perché un Pokémon. Stavamo a casa di un amico nostro, mi compare Clefairy, dico vabbè fra, andiamo a piacere Clefairy. Andiamo, uscimo da casa, andiamo a prendere Clefairy, escimo e... Oh, due orme, tre orme, niente, sta dall'altra parte della strada, dall'altra parte c'è un treno. C'è stata la ferrovia. La ferrovia a mezzo. Non siamo andati sotto al treno. Siamo dovuti andare dall'altra parte. Quindi torniamo indietro per andare a prendere la macchina. Nel frattempo cade un aereo. No. Allora, no, non succede niente. Praticamente niente. Abbiamo preso la macchina e poi siamo andati a prendere Clefairy. No, non è vero. Mentre tornavamo indietro. Mentre tornavamo indietro per prendere Clefairy, abbiamo incontrato un serpente lungo così. Ma era Ekans. Dove cattura pure infatti, quello? Ho detto fra un Ekans. Max ha detto ma che cama sta attenzione. Oddio! Così è stata la cosa più o meno. Cioè sto pesce, sto serpente che si addentrava. Cioè camminava tutto così per la strada. Poi si era impiccato su una pianticina e andato in mezzo ai frate. Quindi io ci ho avuto paura perché... Hai caputo, pezzo di merda. No, ci ho avuto paura perché che ci mordesse, capito? Tutto qua. C'è un amico nostro che ha molta paura dei serpenti. Mamma mia, tu piavi per la coda, io sbattevo in faccia a loro. Sì, ma guarda, quello tu piavi per la coda, se torceva e mi mozzicava per quanto era lungo. Cioè, vabbè, comunque, questo amico nostro poi dopo non è uscito, si è dovuto far accompagnare da qualcuno per uscire di casa perché c'aveva paura. Allora, diciamo che i Pokémon più rari che ho sono questi qua. Cioè, vabbè, Lapras, Snorlax, Vaporeon, giusto perché Hitmonchan e Hitmonlee che sono mediamente rari. Cioè, no, c'è pure Sidra. Non si trovano, l'ho trovato oggi dentro al supermercato. Al banco del pesce. Stavano a tagliare. E Hitmonchan e Hitmonlee sono mediamente rari. Non sono rarissimi, ma comunque non si trovano facilmente. Liquidang è bello raro, l'abbiamo trovato una volta sola. Poi vabbè, Venomoth, vabbè, non si trova facilmente perché comunque è in evoluzione. E Pikachu non è semplice per niente da trovare, però si trova anche nell'uovo da 2 km, quindi per quello è buono. Machop l'ha trovato nell'uovo, se no mai visto in vita mia. Trovato Electabuzz è molto raro, l'abbiamo trovato in un punto, e però purtroppo non è come Hitmonchan che tornando ce le spawna. Koffing non è semplicissimo da trovare, però se trovano, diciamo che in una giornata 2-3 li trovi. Una giornata dove cammini 7 ore. La Maradona, mezzo sì. Poi vabbè, ovviamente ci stanno delle zone, tipo qua io Jinx a Roma non l'ho mai vista. Ho visto un video di un altro youtuber che tipo che è di Torino, che ha postato su un gruppo di Pokémon che aveva il coso di questo qua con tutti i Jinx. Perché dice in questo parco si trovano miliardi di Jinx. Sì, ma io ho visto gente che ha catturato Porygon. A me Porygon mi è apparso vicino a dove lavoro, ma non potevo andare a trovare perché stavo a lavorare. Che cazzo, quindi... capisci tutto? Lo so, no, c'è tu devi fare allenatore di Pokémon da grande. Ho fatto vedere più o meno i Pokémon più rari che ho. Ho raccontato le storie che ci stanno dietro, che comunque penso che sia più carino sentire le storie che ci stanno dietro alla cattura del Pokémon che vedere i Pokémon stessi, perché alla fine non è quello la cosa bella del video. Ditemi se vi piace questo tipo di video. Io ho in mente di fare una serie dove settimanalmente magari faccio un video dove faccio vedere i Pokémon che ho catturato questa settimana e vi spiego le storie che ci stanno dietro appunto ad ogni cattura. Uccisioni, rischi di morte e tutto quanto. Magari rinominando i Pokémon
come la cosa che è successa. Per esempio, che ne so, Cleferio chiamo serpente, Ponita o chiamo biologico. E tutto è così, e tutte queste cose qua. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto, lasciamo i like, lasciateli voi quanti ne. Aia, lasciateli voi quanti ne volete. E niente, fateci sapere se vi è piaciuto. Bella!